Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo una gustosissima orata all'acqua pazza, un modo diverso di mangiare il pesce, ma molto molto gustoso. Gli ingredienti che ci serviranno sono veramente pochi, ma veramente buoni. Ci servirà un finocchio, del sedano, della carota, dei pomodorini tagliati a metà. Non vi do le quantità, mettetene quanti ne volete voi. Io ho utilizzato dei 4-5 bastoncini di coste di sedano, una carota, 100 grammi circa di pomodorini e un finocchio. Ci servirà un'orata, qui c'è un'orata freschissima presa oggi dal pescivendolo, sale, olio e pepe, un bicchiere di vino bianco secco, dell'aglio e del peperoncino. Mettiamoci subito a cucinare. Ho messo un cucchiaio di olio di oliva in padella, andiamo a mettere anche l'aglio e il peperoncino. Facciamoli dorare qualche secondo e poi andiamo a mettere tutte le verdure. Disponiamo le verdure, cerchiamo di metterle per tutta la padella. Vogliamo di sale e pepe, abbassiamo leggermente il gas e facciamo appassire le nostre verdure per 5 minuti. Nel frattempo che le nostre verdure si stanno appassendo, andiamo a condire leggermente con delle erbe secche per il pesce la nostra orata. Tenetela aperta. Condite abbondantemente anche i lati e poi prendete un ciuffo di prezzemolo fresco e andate a inserirlo all'interno. Ho preso questa pezzatura oggi dal pescivendolo perché a parità di prezzo c'è molta più polpa e oltretutto questo è un pesce pescato e non di allevamento. Pratico delle incisioni trasversali da ambedue le parti del pesce perché mi piace che il sapore penetri all'interno della carne. Non tanto profonde, neanche mezzo centimetro. Le nostre verdure, scusate, si sono appassite, andiamo a mettere la nostra orata in padella. Andiamo ad adagiare la nostra orata, è così grossa che non mi sta neanche dentro tutta quanta. Andiamo a sfumare tutto attorno con un po' di vino bianco. Saliamo leggermente l'orata e tutto attorno. Io naturalmente, avendo la coda che sporge, coprirò con della carta stagnola a creare un coperchio. Voi copritela con un coperchio a fuoco medio-basso, lasciatela cuocere per circa una mezz'oretta. Se si dovesse asciugare troppo, allungate con del brodo vegetale o dell'acqua calda e regolate di sale alla fine. Ci vediamo dopo per il risultato. Ed eccoci qui, la nostra orata all'acqua pazza è pronta per essere gustata. Ha cotto esattamente una mezz'oretta a fuoco medio-basso e ho testato di sale alla fine, per me era perfetta e quindi noi siamo pronti a gustarcela. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se vi piace, un bel like al video, iscrivetevi numerosi, ci sono tante tante altre nuove ricette pronte in arrivo. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a cucinaconagnese@gmail.com.